La scelta che è stata fatta di fondo, insomma, è questa, di non fare un pantheon dei personaggi, delle persone, che pure così ricca la nostra storia politica, la nostra storia sociale. Siamo voluti partire dalle persone, dai fatti, dai territori, dalle cose e dalla passione che in questi anni è scaturita dalla nostra regione per raccontare anche un po' il PD, per quello che è per noi il PD, per quello che dovrebbe essere, per dove affonda le radici. La cosa è che quando vedevamo con le foto, spesso sia con Piero Luigi che con Mario Tosti, alcune foto ci hanno un po' emozionato perché raccontavano di fatti, di storie magari nascoste, oramai caduti nel dimenticatoio, ma che invece sono state così importanti e così decisive per noi, quando dico noi intendo per l'Umbria, ma intendo per tanta, per quella storia a cui noi facciamo riferimento. E vorrei anche ringraziare della collaborazione che sia Alberto Stramaccioni e Lorenzo Massarelli ci hanno dato, mettendoci a disposizione i loro archivi e anche alcuni consigli che ci hanno dato. Sono molto felice di questo, perché è anche testimonianza di un sentire comune, naturalmente non tanto politico, dico in senso generale, questo lo do almeno scontato, ma come dire, per i fatti, per le cose, per questo filo comune che dicevo, che spesso parole che non usiamo, il sentimento, la passione, che ci debbono ancora più legare, che dovrebbero dare anche più senso di un partito che io spesso continuo a chiamare partito comunità. È quel partito che si lega non solo e non solo ma tanto sui programmi, che sono la cosa fondamentale, ma anche sui fatti, sui episodi, sulle persone, sui riconoscimenti del ruolo e delle persone per quel che sono state, per quel che sono e per quello che dovranno essere. E credo che cogliere, no? Questa mostra ci permette, ci offre l'occasione anche per come rafforzare in qualche maniera attraverso un percorso visivo evidente il linguaggio della mostra, quello che è una storia, quello che è una storia dalle immagini, storia del secolo scorso, ma appunto per chi si presenta come un nuovo soggetto politico che come lascia alle spalle una storia, diciamo così, importantissima, quella del secolo scorso, del XX secolo, che non recide completamente le radici valoriali, è un secolo scandito, sappiamo bene, da vicende terribili, da guerre, ma anche un secolo che ha sancito emancipazione, che ha sancito affermazione di libertà, il secolo dove i diritti si sono diffusi più che in altri momenti della storia a livello nazionale, a livello continentale, internazionale, e le immagini parlano di lotta per l'affermazione di diritti, di percorsi che hanno esteso diritti, di libertà, di pace, di quelle sensibilità, di quei valori di cui noi, come dire, no, ci facciamo forza e che vediamo come elementi fondamentali per la riconoscibilità anche del Partito Democratico e per sentirsi partecipi di una storia che continua, di una storia che cala in un secolo e si avvia in un secolo diverso, dove diverso è lo scenario internazionale, oggi che a volte mette in discussione addirittura quei diritti conquistati che si sono affermati nel secolo scorso. Oggi entriamo e oltre ad un bel contenitore troviamo un grande contenuto che è fatto di tante foto, di tante immagini, di un pezzo di storia che è la storia del Partito Democratico stesso. Quindi questa mostra secondo me valorizza questa sede fortemente e valorizza anche lo stesso Partito Democratico. Bisogna fare in modo che la stessa evoluzione ce l'abbia il Partito Democratico e la sua classe dirigente, che sia in grado di ricordare quella storia e quelle radici per crescere, perché quei valori lì non dobbiamo dimenticarli. Quando vedo quella storia e quelle radici, passeggiato sotto, sono salito, ho visto questa mostra, questi pannelli, insomma, ho percepito un po' come il racconto di una storia collettiva che è collocata in luoghi dove si misura poi una storia collettiva che prosegue, insomma, attraverso anche la vita di tante persone, dirigenti,
militanti, iscritti, lettori. Ed è anche un modo, no? Come il titolo che avete scelto, dalle immagini del passato, un'idea del futuro, per collegare la storia, la memoria all'attualità e al presente. E d'altra parte per noi, quando dico noi non dico soltanto la nostra parte politica, dico noi nel senso di noi italiani, noi europei. Il rapporto con la memoria è qualcosa di indissolubile, di profondamente legato alle nostre radici, alla nostra storia. E poi c'è una seconda caratteristica che dice Steiner in questo libricino, e che è legata in qualche modo a questi pannelli, seppur indirettamente, però li conduce lì, no? Perché dice Steiner, l'Europa, oltre che essere una terra camminata, è una terra dove i nomi delle vie, delle strade, delle piazze dove noi cresciamo, quella dove abitiamo, quella dove andiamo a scuola, quella dove andremo al lavoro, sono quasi sempre denominati con i cognomi di grandi personaggi della storia, scienziati, musicisti, scrittori, politici, statisti, condottieri. Anche in questo caso è una peculiarità dell'Europa, no? Gli Stati Uniti non conoscono questi memorabilia, se non in modo, credo che l'arteria principale di Boston si chiami Via del Faro, ecco, per dire, non è che non hanno una storia, ce l'hanno, una storia molto importante nel passato, nel presente e nell'avvenire, però l'Europa è intrisa, è impregnata di questo rapporto con la sua memoria, con le sue radici.